mis recuerdos, tal como cuentan los mendigos, sus monedas y la demás, las tardes de un montaño frío. Adiós, adiós. Maurizio, quinta giornata. Il percorso, ho sentito che ci sono stati dei tagli. Sì, purtroppo abbiamo avuto un po' dei problemi, visto il passaggio del primo e secondo giorno. Ci sono state delle lamentele da parte degli appassionati di biciclette, purtroppo succede anche questo, anche alla sei giorni. Ora siamo qui in questa speciale, stiamo aspettando l'arrivo dei piloti, io nell'attesa che i marshal si posizionino, ma poi fare un giro per ispezionare il tutto. E a Manuel Monni cosa è successo? Purtroppo nella prima speciale sono stato proprio io quasi ad andare a soccorrerlo, si deve essere fatto male ad una mano, ad un polso e si è già ritirato, quindi purtroppo è andata male per la nostra nazionale, stavano andando bene i nostri piloti e cose che succedono. Quindi adesso ti faremo solamente per il pilota singolo? Beh, logicamente supportiamo lo stesso i nostri piloti e vediamo che facciano un buon risultato e facciano bella figura. Comunque non dimentichiamo che c'è la squadra junior e quella dei club ancora in gara, quindi vediamo, speriamo fino alla fine, dai. Ok, grazie mille, ma ci vediamo alla fine. Ciao a tutti. Cristian Rossi, iniziamo con chiedere come sta Manuel. Allora, Manuel purtroppo oggi è caduto durante la prima prova speciale. Una caduta banale ma con conseguenze gravi che lo ha escluso dalla manifestazione. È caduto ed ha urtato la mano destra al terreno con una conseguente lussazione del quinto metacarpo e frattura, più frattura alla base del quarto metacarpo. Adesso è in ospedale, è già stato sottoposto a operazione chirurgica ed è stata ridotta la lussazione ed anche la frattura. Diciamo una guarigione in 45 giorni. I ragazzi come stanno andando? Allora, vabbè, purtroppo nel trofeo a squadre non è previsto lo scarto, di conseguenza mancando un pilota salta la squadra. Mentre per quanto riguarda i giovani rimaniamo al terzo posto nella classifica generale. Domani abbiamo ancora la prova di cross, però dovremmo riuscire a portare a casa un ottimo podio che fa ben sperare per il futuro. E lo stesso anche per i ragazzi del club che sono saldamente al comando nella classifica loro dedicata. Allora speriamo tutto bene per domani, ci vediamo. Grazie. Davide Soreca, quinta giornata, tu come vai? Io oggi sono andato veramente bene, e devo aver finito tredicesimo nell'assoluta, ma oggi mi sono veramente divertito, le speciali mi sono venuti bei tempi senza faticare troppo. Bene, dai, mi è piaciuta questa sei giorni, anche col gruppo ci siamo trovati bene, peccato per Manuel che si è fatto male, però dai, cose che capitano. Se tutto rimane com'è siete terzi voi, sì. Il podio, sì. Speriamo domani. Speriamo che finisca così, sì, un buon risultato. Ok, ci vediamo domani sul campo di cross. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Oh,